il fascino unico, discreto, inconfondibile, senza tempo di Audrey Hepburn in mostra all'Arapacis di Roma, ma anche le sfilate da Parigi e il giovane cinema italiano. Tutto questo in una puntata che avrà ospite Stefano Dominella e che comincia ora, subito dopo la sigla. Benvenuti a una nuova puntata di Moda che aprirei leggendovi un brano tratto da un libro che poi vi svelerò. Fu così che in un pomeriggio di primavera la Hepburn varcò la soglia dell'atelier di Via Marche, indossava un semplice vestito accollato e lunghe calze di cotone nero. Nel foulard di seta annodato sotto il mento, il viso, magro ed espressivo, appariva senza trucco. Audrey Hepburn, annunziò Lori, la più giovane delle mannequin. Stefano Dominella, benvenuto. Grazie. L'ho sentita mille volte. L'hai sentita mille volte frase. Perché è tratto dal libro Fernanda Gattinoni, Moda e Stella ai tempi della Hollywood sul Tevere. Tu non c'eri nel 55. No, non ancora, subito dopo. Però, sono racconti, frasi, aneddoti che ho sentito 100 volte da Fernanda Gattinoni, dalle premiere dell'atelier che ancora sono con lì, noi. Per fortuna. E che Dio gli dia lunga vita. Lunga vita. E quindi sono tutti episodi che conosco a meraviglia, tanto che sono un po' la memoria storica di queste storie. Audrey Hepburn, per esempio, raccontano che durante i lunghi fitting per i costumi del film Guerra e Pace, fitting, prove che duravano 4, 5, 6 ore, ogni tanto sveniva e gli facevano delle spremute di carota e arancia per dargli forza, energia. Per dargli energia. E Mel Ferrer, il suo marito allora, che si arrabbiava con i paparazzi e con i fotografi che addirittura erano saliti sul balcone del terrazzo dell'atelier per riprenderla quando faceva le prove degli abiti. E allora, una grande storia. Sì, una grande storia e un grande periodo, un periodo bello per Roma, internazionale, per il cinema, per tutto. Ne parliamo e cominciamo subito appunto dalla mostra che proprio a Roma, all'Arapacis, celebra questa inconfondibile e indimenticabile attrice, Audrey Hepburn, Esterno Giorno. Una storia d'amore, si potrebbe definire semplicemente così Audrey a Roma Esterno Giorno, mostra omaggio a Audrey Hepburn allestita fino al prossimo 4 dicembre all'Arapacis. Una storia d'amore di due figli, Sean e Luca, per una mamma così unica e speciale. Una storia d'amore per quei due mariti, Mel Ferrer e Andrea Dotti, che l'avrebbero accompagnata durante la sua vita. Ma anche una storia d'amore tra l'incantevole attrice, esile come una farfalla e forte come l'acciaio, e Roma, la capitale, attraversata ridendo nel 1953 a bordo di una Vespa guidata da Gregory Peck in Vacanze romane, film culto per le generazioni di ieri, oggi e domani, diretto da William Wyler. E proprio il copione originale del film, corretto dalle annotazioni dell'attrice, rientrato sotto gli occhi commossi e stupiti dei doganieri di Fiumicino dalla Audrey Hepburn Children's Foundation di Los Angeles, è uno dei pezzi più emozionanti della mostra, che si snoda tra pubblico e privato in un percorso fatto di scatti e di istantanee. Momenti colti al volo che mettono a confronto la monumentale bellezza della capitale e l'incantevole, elegante semplicità della diva dagli occhi di cerbiatto, sorpresa mentre compra i fiori in Piazza di Spagna, fa la spesa a Campo dei Fiori come una casalinga qualsiasi, porta a passeggio l'inseparabile cagnolino.
ma ritratta anche sotto i riflettori in arrivo in partenza da Ciampino e Fiumicino, durante le premiazioni o alle presentazioni dei suoi capolavori, come Colazione da Tiffany, il film che venne proiettato nel 1961 al Cinema Fiammetta davanti a una platea di critici e di amici e che oggi celebra i suoi primi 50 anni di vita, restaurato in digitale con un evento speciale del Festival Internazionale del Film di Roma. Una pellicola ancora in grado di sorprendere, proprio come la strepitosa, ingenua Holly Golightly o come quelle foto, per lo più inedite, recuperate dal segreto dell'intimità di casa da Luca Dotti, secondogenito dell'attrice e curatore della rassegna, insieme a Ludovica Damiani, Guido Torlonia, Sciascia Gambaccini e con la consulenza di Sava Bizazza Terracini e il sostegno del club Amici di Odri con la testimonial Desiree Colapietro Petrini. Un viaggio intimo e personale nella storia di un'indimenticabile attrice nata a Bruxelles nel 1929, un viaggio cominciato proprio a bordo di quella Vespa di Vacanze Romane. Quanto fu importante per sua mamma, ma anche per il rapporto che sua mamma ebbe con Roma, quel film? La storia dice che il provino in sé andò malissimo. Poi la camera continuò a girare, e mamma a parlare e il regista si innamorò. Non tutti sanno che Odri ha vissuto quasi 20 anni della sua vita facendo avanti e indietro con La città eterna, e il rapporto con questa mostra è proprio racconta e descrive anche tutto quello che è l'aspetto più spontaneo, naturale, di vita vissuta di una grandissima star e che non tutti conoscono. Abbiamo trovato delle cose molto curiose e da quando veniva all'inizio a girare appunto i film a Cinecittà, da Vacanze Romane a Storia di una monaca, Guerra e pace, poi per le grandi prime, perché Roma è diventata la Hollywood sul Tevere, la capitale del cinema mondiale e mondana anche. Vogliamo turisti, vogliamo un panorama internazionale, vogliamo romani, vogliamo tutti coloro che amino Odri e che cosa ha rappresentato. Ho cercato di veramente sfruttare la sua influenza, l'influenza che Audrey Hepburn ha avuto non solo durante la sua vita, ma anche per le generazioni a venire e soprattutto rispecchiandola alla moda di oggi. Ecco, qui è la parte iconica che io chiamerei intramontabile. Questo è un abito da cocktail nero di Givenchy, il Little Black Dress, che sicuramente Audrey Hepburn non solo ha lanciato, ma a tutt'oggi è il baluardo dell'eleganza. Uno degli accessori più divertenti che abbiamo notato nelle foto, nelle tre decadi di Audrey Hepburn, è questa borsa cestino che lei aveva sia fatto disegnare da Givenchy e che lei ha portato negli anni 50 in varie forme, ne aveva una collezione, ma poi che anche usava per raccogliere i fiori. E poi abbiamo gli occhiali, chiaramente, perché Audrey Hepburn pensava di avere gli occhi troppo vicini, per cui si faceva diceva che questi occhioni da cerbiatto che lei aveva erano un trucco del make-up, un trucco del trucco. Moda, ma anche sociale, perché la Hepburn fu instancabile ambasciatrice dell'UNICEF, spendendosi in missioni umanitarie in favore dei bambini del mondo, dall'Africa al Vietnam, dal Bangladesh all'America Latina. Lei davvero è riuscita a essere il simbolo, e lo è ancora tutt'oggi, l'ambasciatrice più importante che la nostra organizzazione abbia avuto. Lei ha avuto modo di incontrarla mai? Sì, nel 1989, io ero un giovane volontario dell'UNICEF allora, quindi già la mia vicinanza all'organizzazione partiva proprio in quegli anni, e ricordo questo momento davvero unico, perché lei aveva sempre uno sguardo e un'attenzione per ciascuna persona. Spesso la gente mi chiede: ma com'era essere il figlio di una grande star? Dico: non ne ho la minima idea, perché lei ci ha cresciuto normalmente, con i suoi valori, i valori che venivano non da Hollywood, né il posto, né lo stato d'anima, ma che venivano da un'infanzia dura, vissuta durante la guerra, essersi dovuta fare tutto da sé, una donna indipendente negli anni 60. E
E che quella per i bambini fosse una grande passione lo testimonia la Audrey Hepburn Children's Foundation, che continua oggi nell'opera di supporto e aiuto ai più piccoli come voleva lei. E proprio alla fondazione andranno parte dei ricavati della vendita del volume edito da Mondadori, Audrey a Roma. Gli scatti in mostra e qualcuno in più per ripercorrere l'intima vita di un'attrice dalla straordinaria semplicità, come dimostra anche quel filmato in Super 8, ritrovato dal figlio Luca e prodotto da Luchino Visconti, un video esclusivo chiuso da una Polaroid che vale come la più bella lettera d'amore. Siamo quasi ritornati ai tempi della Hollywood sul Tevere. No, Cinzia, basta con la Hollywood sul Tevere. Basta. Passiamo al 2011. Parliamo del nuovo cinema italiano che parte da Roma. Parliamo delle attrici e dei divi internazionali che sono a Roma. In questo momento c'è Penelope Cruz, c'è stato Woody Allen, Nicole Kidman. C'è un dato di fatto che a Roma comunque si stanno muovendo delle cose, riprova ne è che anche le grandi aziende internazionali, Cartier ha presentato la nuova collezione Sortilegio ed è venuta Monica Bellucci, Chopard ha presentato la Red Carpet Collection con un grande evento, quindi vuol dire che Roma sta comunque... Richard Gere a Roma per la Red Carpet. Sono tanti gli aspetti che comunque Audrey... Quindi basta Hollywood sul Tevere, pensiamo al cinema di domani, del futuro e al cinema italiano. Ecco, ma questo io mi... riallacciavo alla tua mostra, che comunque questo tempo d'oro lo ha celebrato. Ma io dovevo farla questa mostra, io dovevo parlare di queste cinque donne straordinarie che hanno vissuto nel nostro atelier: Ingrid Bergman, Lana Turner, Kim Novak, Audrey Hepburn, che valse una nomination all'Oscar a Fernanda Gattinoni. La prima volta che una stilista. Brava, la prima volta che ebbe una nomination all'Oscar uno stilista e non americano ma italiano. Ricordiamolo, con l'abito stile impero indossato da Audrey Hepburn in Guerra e Pace, nel ballo con il conte. Sì. Ci fermiamo un attimo e andiamo su Parigi, perché a proposito di straordinari abiti vediamo che cosa ci suggeriscono le passerelle parigine, partendo proprio dalla passerella Givenchy. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je... Un rapporto d'elezione, quello che si instaura tra uno stilista e la sua musa, accade da sempre, anche alla Maison Givenchy. E se ieri era Audrey la stella di stile di Monsieur Hubert, oggi è la top model italiana Maria Carla Boscono, la beniamina di Riccardo Tisci, direttore creativo della Maison di Avenue Georges V. Benissimo, il mio look preferito è sempre quello di Maria Carla. È una georgette con delle paillette evanescenti di due argenti diversi, perciò c'è questa cosa che quando ti muovi sembra quasi liquido. Ma insieme a Maria Carla in passerella c'è un plotone di sfolgoranti bellezze come Natalia Vodianova e Giselle Bunken. Sono loro a testimoniare il nuovo corso di una luminosa collezione, lontana da ispirazioni gotiche nere care a Tisci e più vicina a un'immagine di una sirena, o meglio, metà sirena, metà surfista. Ho voluto fare veramente una collezione romantica, ma estremamente molto maschile, perché proprio è un amore tra un surfer e una sirena. E perciò tutto quanto riguarda le texture, tutti i tessuti, tutte le lavorazioni, i ricami, tutto molto savage. Perciò queste tail, queste code, tutto quanto è però sempre molto pulito e rigoroso. Giacche Marsina dalla linea allungata, il movimento in quei volant ondeggianti come la spuma del mare, pantaloni scuba sottili e grafici, il tessuto che sembra catturare i riflessi dell'acqua grazie alle paillette argentee, il color nudo e il beige cui affidare l'idea di un neoromanticismo.
Tra accenti maschili e sensuali acuti di stile, la sfilata corre veloce con l'impressione della risacca del mare. Dalan Ben, il direttore creativo al Bar El Bas, stilista israeliano dal poetico talento, pensa a un mondo femminile fatto di potere e di mistero. L'accento è sulle spalle, punto di forza e seduzione. Spalle larghe, come da sempre sono quelle delle donne, spalle pronte però a trasformarsi in ali, con quel senso di leggerezza, caro El Bas, e di luminosità espresso dai tessuti, rasi e sete liquide, pronte a drappeggiarsi in corti abiti tunica e creazioni nude looking chiffon chiuse in vita da una sottile cintura. Perché per El Bas la stoffa respira, accarezza il corpo delle donne senza strangolarlo mai. A differenza degli anni Ottanta, io volevo parlare di forza delle donne, ma non di potere. Le spalle larghe diventano per me ali d'angelo. Il rigore di un'eleganza, anche intellettuale, lo chic fatto di sottrazione e pulizia di taglio, linee e colori, un'apparente semplicità frutto di un lungo lavoro. Quello che racconta la storia di Phoebe Philo, una delle donne di maggior talento del Fashion System internazionale, stilista di nazionalità inglese, diplomata alla St. Martin e dal 2006 a capo della direzione creativa di Celine. È lei a firmare una delle migliori collezioni viste sulle passerelle parigine, abiti al passo dei tempi, in quel bianco e nero essenziale, acceso da una punta di bagliore di rosso guizzante tra accessori e scogli. Presentati al passo impresso da calzature design dalla solida zeppa, i suoi nuovi pantaloni rivelano una linea più fluida e ferma sopra la caviglia, uniti a camicia in nappa a guanteria, le spalle morbide, la vita serrata da un'alta cintura. Rigore, purezza, ma anche dolcezza nel plissé della pelle delle gonne, nei giochi volumetrici dei corpetti scostati dal corpo, nelle giacche e nei vestiti dalla linea curva che proprio le curve delle donne sembrano seguire. Ho studiato molto la silhouette, il corpo femminile. Mi è piaciuto intervenire sui volumi degli abiti, sottolineando alcuni punti del corpo della donna. Dolce operazione di sottrazione anche da Costume National, dove è Ennio Capasa a regalare, anche grazie a quel rosa, filo conduttore della collezione, un senso di romantica ma contemporanea eleganza. La tecno-sartorialità si esprime nei tagli impeccabili degli abiti lavorati al laser. La geometria e la fluidità vengono raccontate dall'uso di tessuti, dai volumi e pesi differenti, stampa petali e pelle nera. I giochi di trasparenza si affidano all'organza tecnica e gli intarsi in pelle che proprio a quel rosa regalano un graffiante tocco rock. Quella donna che mi piace in questo momento è proprio questo, questa donna che unisce la tenerezza, per cui un po' quell'atmosfera dei colori anni 50, le organze, il rosa, la leggerezza, la speranza, il futuro, insieme, come dire, anche a... invece quel grafismo, quella sinteticità, quel togliere al posto di mettere che è tipico del mondo. Stefano, prima di entrare in pubblicità, ma secondo te perché poi alla fine gli italiani trovano in Francia quella vetrina migliore che magari l'Italia non offre? Perché in Italia non abbiamo abbastanza coraggio per lanciare dei giovani e crederci veramente, perché la moda italiana è legata ad un fatto assolutamente commerciale, quindi non rischia, vuole un prodotto che almeno sulla carta possa conquistare i budget prefissati, mentre specie nella couture in Francia tutto è lecito, tutto è possibile, si dà
uno spazio alla creatività dove non importa se l'abito si vende o non si vende. Beh, magari adesso forse visti i tempi saranno più attenti anche dall'altra parte. Ma io non credo questo, no. Perché per loro, siccome sono delle multinazionali, sono delle holding molto importanti, cosa che in Italia non sono, l'alta moda non ha delle holding importanti come quelle in Francia, l'alta moda è un investimento pubblicitario, è un veicolo, è lanciare una moda che poi nel tempo verrà ripresa anche dalle linee di Prêt-à-Porter, dalle linee più commerciali. In Italia manca il coraggio di fare tutto questo. E adesso pubblicità. Sui passi di Audrey per parlare dei grandi interpreti di ieri e del grande cinema che si faceva a Roma, ma un cinema che comunque in Italia adesso sta dando delle belle, inattese, vogliamo dire, soddisfazioni. Ma un grande exploit, specie negli ultimi anni. Basta pensare per esempio al film di Crialese che avrà una nomination all'Oscar o al film di Sorrentino che probabilmente darà una nomination a Sean Penn, al protagonista di quel film. E poi tanti nuovi comici che stanno proprio partendo dall'Italia e conquistando anche il cinema europeo. E poi pensiamo che nel prossimo film di Woody Allen, che debutterà, che verrà presentato a New York il prossimo novembre, ci sarà a Roma per 1 ora e 50 di film. Grande protagonista, grande della nostra protagonista. Città. E questa... Quindi il cinema italiano si sta muovendo bene, forse in maniera un po' sotterranea, ma sta riconquistando le posizioni che aveva con la commedia all'italiana 20 anni fa. Dei magnifici anni 60. Certo. Vediamo allora un servizio dedicato proprio al nuovo giovane cinema italiano. Best actress and the winner is... Vincenti sono loro, Carolina, Cristina, Vittoria, Valentina, Claudia. Belle, italianissime e al top tra le interpreti più affermate del giovane cinema italiano dei nostri giorni, trionfanti sui red carpet come al botteghino. Una nuova generazione in rosa, celebrata in questi giorni al Festival Internazionale del Film di Roma e solo poche settimane fa sotto i riflettori del Galà del Cinema e della Fiction in Campania. L'evento, prodotto dalla Valeria Della Rocca per Solaria Service con la collaborazione della Film Commission Regione Campania, premia infatti nel corso della sua quarta edizione alcune giovani stelle del firmamento italiano, attrici di consacrato talento e bellezza. Va alla 32enne Valentina Lodovini il premio Miglior Attrice Cinema per Benvenuti al Sud. Buongiorno a tutti. Matti, e chiuda la bocca che ti trasi nel mosco. Pellicola Superstar di Luca Miniero, incassi record a fronte di ben 10 settimane di riprese nel suggestivo borgo di Castellabate alle porte di Salerno. È invece Claudia Ruffo la migliore attrice di fiction per Un posto al sole, soap-opera italiana ambientata all'ombra del Vesuvio, che proprio in questi giorni festeggia i suoi 15 anni sul piccolo schermo. Un grande riconoscimento per me che sono napoletana ricevere questo premio qui questa sera. Sono legatissima a Un posto al sole, al personaggio che ormai interpreto da tantissimi anni ed è cresciuta con me. Giovani attrici sempre più corteggiate anche dal mondo della moda, proprio come Vittoria Puccini, fresca madrina dell'ultimo Festival del Cinema di Venezia e perfettamente a suo agio sui tappeti rossi internazionali, come sul set rigorosamente green, eco e naturale firmato Marie Claire Italia.
Per il numero di novembre, il mensile diretto da Antonella Antonelli realizza uno speciale dossier sul tema dello stile sostenibile anche nella moda. Scatti stampati su carta 100% riciclata che mettono bene in risalto fascino e bellezza di Vittoria. 30 anni il prossimo 18 novembre, ritratta con le creazioni di marchi internazionali attivi nell'eco fashion. Abiti realizzati con tessuti bio, materiali vintage o di riciclo, tutti assemblati secondo la migliore tradizione artigianale, tutelando l'ambiente senza nulla perdere in femminilità. Da bambina mi divertivo un sacco anche a disegnare, a un certo punto ho avuto anche un periodo in cui mi sarebbe piaciuto fare la stilista, disegnavo dei modelli, ma negata nel disegno, quindi poi non ho avuto nessun seguito, però mi ha sempre affascinato il mondo della moda. La bellezza certo è importante l'aspetto glamour del cinema, degli attrici, per gli attori in generale, e mi affascina anche questo, tutto quello che c'è intorno. Poi è chiaro che la cosa importante è quello che fai, è il film che fai e che porti, però è le interpretazioni che dai, però è anche divertente poi anche tutto il resto. Questa settimana per abiti e accessori scelti da moda e presentati durante gli appuntamenti del più internazionale Prêt-à-Porter, a partire da Milano, dove dopo il debutto dello scorso febbraio Siviglia Atelier ritorna con la sua prima collezione femminile per la prossima primavera estate, dalla forte impronta couture. Obiettivo di ogni creazione: mettere in risalto la silhouette attraverso uno studio architettonico delle proporzioni, grazie a tagli, materiali e innovative soluzioni di stile che non perdono però di vista un bel sapore retro. A Parigi, riflettori puntati sulle borse e gli accessori firmati da Paola Cademartori, giovane designer italo-brasiliana. Elisabeth, Sylvie, Petit Clara e Tatiana, i nomi scelti per le nuove creazioni estive realizzate in una palette Color Blocks, capace di unire fino a 4 tonalità sullo stesso modello e in pellami ricercati. Tra Milano e Parigi, Toy Watch presenta la sua nuova collezione di orologi, versatili, colorati, easy e molto chic, amati anche oltreoceano dalla First Lady Michelle Obama, testimonial spontanea del brand. Tre i modelli di punta: il Toy to Fly con cinturino in silicone e lancette a colori, il Mesh invece in maglia d'acciaio e reminiscenze anni 60 e il Plastiramic in versione zebrata e giramondo, tutti comunque ultraleggeri, economici e high-tech. E a proposito di donne, parliamo di eroine, perché le eroine del grande schermo, ma sono anche altre le eroine che a te piacciono, eroine che sono diventate negli ultimi 6-7 mesi quasi una nevrosi. Un'ossessione, le eroine del Risorgimento. Raccontiamo. Stiamo vivendo quest'anno un momento magico per il Risorgimento, nel ricordare quanto è stato importante per l'unità d'Italia. Facendo però una breve analisi di tutte le mostre e di tutte le cose che si sono fatte, si era fatto pochissimo per le donne, per quelle migliaia di donne che hanno combattuto, che hanno fatto le cospiratrici, che hanno fatto le vallette, quelle donne che hanno reso possibile un risorgimento, combattenti, garibaldine. Non se ne sa nulla perché nell'Ottocento la condizione della donna era una condizione sommersa, quindi il vero valore di una Cristina di Belgioioso, di una Peppa la Cannoniera, di una eccetera, Contessa di Castiglione, ma già la Contessa di Castiglione è abusata e poi tutto questo gran valore in fondo non l'ha avuto, era una donna che si dava con molta facilità. Quindi si è data anche a Napoleone, come si dice, una gran cortigiana. Ma invece ci sono state donne che sono state basilari.
Io ne ho studiato la personalità, ne ho scelte 30, ho lavorato su queste 30 figure e ho fatto una contaminazione con quello che è il linguaggio che mi è più proprio, la moda. Ho pensato che queste donne vivessero oggi, ma come sarebbero? Vestite, che stile avrebbero? Vestite, come si vestirebbero? Prada, cavalli, Gucci. Bravissima. Fantastico. E ho unito la loro personalità a quella dei 20 stilisti di maggior successo del Made in Italy. Tutto quindi, questo in una mostra, siamo in chiusura, ricordiamolo. A Palazzo Altemps, che debutterà il prossimo 22 novembre. Una mostra interessante in uno dei più bei musei di Roma. Una mostra che si fregia appunto della CARI, del logo dei 150 anni, e della Presidenza della Repubblica. Il nostro Giorgio Napolitano. Certo. Allora, in bocca al lupo. Crepi. Buon lavoro. Bisogna essere ardimentosi perché si parla di risorgimento, ma anche in questo periodo bisogna vincere. Fucile e coccarda tricolore. E fazzoletto al collo. Certo. E grazie per essere stato con noi. Buon lavoro e a tutti un arrivederci e una buona settimana. A presto. Ciao.